Voglio capire perché tu hai la sedia grande e io la sedia piccola. Ho mal di schiena come, che ne so, un prigioniero a cui cade una saponetta. Non voglio sapere il motivo. Ti spiego subito perché, perché fa capire il livello di importanza di questo video. Ah, ok, quindi tu pensi di essere quella che dà i consigli migliori. Cioè, ovvio. Perfetto, chi è stato fidanzato per 3 anni con 7 ragazze? Chi è? Un bambino. Chi veramente... Iniziamo. Allora, sentiamo un po' i vostri vocali. Allora, raga, io ho fatto una storia su... Questa serie non copiata, assolutamente. Ho fatto una storia su Instagram dove vi chiedevo di spiegarmi i vostri drammi. Guardate cosa fa mia sorella per sistemarsi il naso prima dei video. Dai. Allora, ce n'è già una, ti avevo mandato anche il video, però tu ovviamente su WhatsApp non l'hai ascoltato. Vai, sentiamo. Ci sentiamo. Mi piace una, ma non riesco a dichiararmi, come faccio? Conosci una, vuoi dichiararti, non sai come fare? Usa la tecnica dell'attaccatore. Puoi scrivere la famosa tecnica utilizzata da un mio amico. Cosa succede? Tu, esempio, la vedi... Immagino da chi? Da Sykes. La vedi a scuola, esempio, no? Gli dici, scusami, ti puoi piegare un secondo a raccogliere in quella penna? Appena è un attimo piegata, boom! Colpo della torre da dietro. Questa qui è la tecnica. Il colpo di torre! No, sto scherzando. Immagino quante ragazze tu abbia rimorchiato con questa tantissime tecnica. No, a parte le cavolate, non ti devi dichiarare a voce, cioè glielo devi fare capire, ok? Questa qui è la mia tecnica, ok? Ah, è vero, secondo me non funziona. No, 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 esatto, assolutamente non funziona. Però ti devi buttare, la vita è una, buttati. Esatto, butti non dal ponte, ma il discorso è questo, non è che devi andare lì e dirgli mi piaci tanto, chiaramente non funziona. Diciamo, faglielo capire, ok? Se anche lei dall'altra parte ti fa capire che c'è un minimo di interesse, allora puoi continuare a provarci, ma non devi andare lì a dirglielo mi piace. Anche tu pensi la stessa cosa? E certo, sono il migliore, ragazzi, incredibile. Comunque anche la tecnica della torre funziona. Ora tocca a Sara, vai. Allora, adesso do un consiglio io. Allora, sentiamo questo che mi sembra molto convincente, vai. Ok? Innanzitutto ciao Sara, sei una grande, e anche Zerbian. Scusa. E allora, io ho 13 anni e in realtà vado bene con le ragazze, però mi blocco certe volte, quindi non lo so. Vabbè, allora, praticamente si blocca. Va bene, con le ragazze però si blocca. Ci ok, sta. Le tecniche blocca sono Billy. Le tecniche sono due. Prima tecnica, quando devi parlare con una ragazza, prima di parlarci, ok, bevi 2 o 3 shot di vodka liscio. Allora, hai detto una tecnica. No, allora devi pensare che non ti devi bloccare. Perché, cioè, se piace una ragazza, gli piaci per come sei. Quindi non ti devi bloccare ad essere timido, capito? Che ho sentito la cazzata più grande della storia. Oh no, non è così. No, però è vero, la timidezza, ragazzi, non esiste. Non dovete essere timidi nella vita. Vabbè, sentiamo, perché... ho già fatto un altro audio. Ok. Mente, ero... lo scorso. Esatto, ma poi bravo, c'hai che grande. C'hai 13 anni, bro, hai tempo di migliorare. Fidati di me, fidati di me. Comunque ricordati anche tu che c'è sempre la tecnica, quella da dietro. Boom! Cioè, ti dico che se uno viene e usa la tecnica della torre con me, io penso che mi giro e gli tiro uno schiaffo, ma di quelli veramente grossi. Praticamente ero lo scorso dicembre, avevo il Covid e mi sono messo con una tipa. No, brutto. E la tipa è... E il giorno dopo che io sono risultato positivo e negativo al tampone, okay, lei mi ha lasciato dicendomi che stava con me solo per non farmi sentire solo. No! Cioè, questa è veramente una stro... Allora, ragazzi, allora, innanzitutto, sta, mi spiegate che senso ha avere, cioè, iniziare una relazione con una ragazza a distanza sapendo che non la puoi vedere, cioè... Lei si è messa con lui solo per non farlo sentire solo. Vabbè, allora si è preoccupata, cioè, allora, della, diciamo, tua, che... della tua... È stata brava, però è un po' una stronza. Pensa se rimanevi da solo e non parlavi con nessuno. Allora, questo audio di 3 secondi, sentiamo. Vai. Praticamente la vita con me. Il mio problema più grande è il fatto che io, se sono interessato ad una persona, poi se mi ci metto insieme, perdo l'interesse. Posso dire una cosa? Ok, eh. Non capisco, però ci sta. Ok, adesso vi spiego io, ragazzi, come fare a non perdere, no, l'interesse. Vai, vai, vai. Vi spiego io il motivo anche, secondo me. Ma... Quindi è una costante contraddizione tra voglio mettermi insieme e poi quando mi ci metto insieme voglio restare single. E quindi... continuerà così per sempre. Mi piace come persona, però vuol dire che non ti piace veramente, perché anch'io ho provato la sensazione di tutte e due le cose. Allora, ragazzi, la risposta filosofica è questa qui: la monotonia è il problema, perché una relazione non può essere così, deve essere così. Devi creare delle litigate a caso per qualche motivo, devi smuovere la coppia, le emozioni devono cambiare, devi trattarla bene, male, lei ti deve trattare bene, ma se no vi rompete entrambi. Quindi è questa la cosa. E poi quando tu raggiungi l'obiettivo, quando hai raggiunto la cosa che vuoi, poi ti stufi, ok? È questa la cosa. Quindi
100 euro di consulenza alla filosofo Zerbi. Dio, ma quanto sono bravo con le ragazze. L'unico mio problema amoroso è che non so come attirare la tua attenzione, quindi onestamente obiettivo 2023. Trattare me come l'hanno trattata le altre ragazze, quindi ho seriamente paura di dirglielo. Però dai, è carino. Allora, c'è da dire una cosa però. Sono stata carina anch'io. Esatto, sei stata carina, c'è da dire anche una cosa però. Se vuoi attirare l'attenzione di una ragazza, devi essere strano. Strano, infatti vedi, io sono vestito con vestiti che non usa nessuno. Non è assolutamente vero, ci li ha chiunque questi... Ho paura di dire a questa persona che mi piace e per i giudizi delle persone... Perché è voluta da tutti, anche se io non la tratterei mai come l'hanno trattata le altre ragazze, quindi ho seriamente paura di dirglielo. Ok, allora sai cosa devi fare? Se una persona voluta da tutti, già non va bene, ragazzi. Se è una persona voluta da tutti, già non va bene. Se ha avuto delle brutte relazioni prima, già non va bene. Non è impossibile arrivarci, però già è un punto in meno, secondo me. Esatto, e soprattutto non devi dirglielo, ma glielo devi far capire. E poi devi trattarla in modo diverso da tutte le altre persone. Perché se no. Ma non hai detto che lo tratterebbe in modo diverso. Un consiglio: come faccio a non farmi vedere solo come un amico dalle tipe? Ok, diciamo, questo secondo me è un problema veramente grosso. Questo problema è veramente grosso, nel senso che ti poni male. Allora, vi spiego, vi dico, raga, la prima regola. Ho paura, sentiamo. La prima regola per non essere trattato come amico: zero favori. Zero. Ma cos'è zero? Silenzio. Ma non dare un brutto esempio. Ma no, ragazzi, non scordate niente da lei perché è una tipa. Fidatevi di me. Zero favori. Nel senso che non si fanno favori. Ma cos'è non si fanno favori? Mi vai a prendere la merenda. Col cazzo. Cioè, raga, lo dice uno che. No, ragazzi, fidatevi. Poi, fin dall'inizio vi dovete porre come non un amico. Quindi, se viene lì e ti dice, guarda questo, guarda quello, voi dovete essere. Cioè, non dovete farvi vedere come amico fin da subito. Dovete subito. Poi, a costo di perdere questa persona, non dovete farvi vedere l'amico. Vero? Zero. E poi, terza cosa, non dovete essere sempre disponibili. Voi non siete disponibili, ok? Voi non dovete essere disponibili. Non dare questi esempi. No, raga, è esattamente così. Voi fidatevi di me. Se non volete farvi vedere come un amico, non dovete fare favori, non dovete essere ai suoi comodi e non dovete essere sempre disponibili. Anzi, non lo dovete essere quasi mai. In modo che le poche volte che lo siete, capito, la persona si gode di più il momento. Anche se in realtà invece non fate un c***o tutto il giorno. Il mio problema è che non ho amici. In pratica, anche se tutti mi dicono che sono bello, non mi vuole nessuno. Perché essere belli non c'entra, non fa tutto al 100%, raga, ragazzi. A differenza dei maschi, esatto. Con le ragazze essere belli, allora, non c'entra. Ti dirò una cattivissima verità, che però è così, una cattivissima verità. Se siete una ragazza e non... No, si... non lo dire, no. Allora, praticamente, questo mio compagno delle elementari è comparso di nuovo. Mi scrive tipo parolacce, insulti e dopo un po' mi dice ti amo. Allora, diciamo che... Un saluto da Bari. Un saluto da Bari, bella. Diciamo che all'elementare è un po' così, nel senso che sta cosa nella testa al bambino, cioè avrà sette scimmie che fanno così, una che sta sparando con un lanciarazzi, cioè non lo so. Però, allora, anche questa è una tecnica di... C'era anche un mio amico che gli piacevo, cioè era gli piacevo e mi insultava perché gli piacevo. Cioè, oh, non ho capito. Esatto. No, raga, non funziona. Grandissima a me. Non funziona, cioè metodo insulto non funziona. Funziona di più il metodo della torre. Cioè, per farmi capire. C'è una ragazza che mi piace, che viene in palestra e non so come approcciare. No, deve crearsi. Quindi la situazione. Come fa a creare la situazione? Il mio consiglio è vagli vicino e che ne so, fa l'esercizio. Se è una bella ragazza, ok, quindi abituata alle persone che vanno lì e dicono cavolate per parlarci, cioè è proprio peggio se andate lì e fate così, ok? Quindi andate lì e vi presentate, è proprio peggio, ok? Perché lo faranno 200.000 persone. Quindi bisogna trovare un altro modo, devi trovare una coincidenza strana, devi essere in compagnia, che ne so, esatto, cioè secondo me. Ogni volta che mi fidanzo mi lasciano sempre, sempre, mi lasciano sempre. No! No, allora vuol dire che c'è... non lo so. Vuol dire che le tratti troppo bene, bro. Devi iniziare a trattarle un po' peggio. Non è... Basta, oh, la devi smettere di dare sti consigli che fanno schifo. Vedrete, se ti lasciano sempre perché le stufi, sei noioso dopo un po', devi... Perché sicuramente sarei lì tutto bene al principio. Devi trattarle un po' peggio, però trattale non sempre bene, trattale qualche volta male, devi essere sempre disponibile, sempre la stessa roba che vi dicevo prima, ragazzi. Oppure potete fare così. Quindi...
quindi spero che i miei consigli siano stati utili. Quelli di mia sorella hanno fatto veramente schifo, però spero. Raga, allora che... non seguite i suoi consigli, perché ha detto tutte le cagate a lui. Fidatevi, seguite i miei consigli. Allora, voi dovete seguire i consigli se volete andare a casa. Frase filosofica per finire. Se voi siete un lupo e dovete cacciare la gazzella, dovete chiedere i consigli al lupo, che ne già caccia tante, su come cacciarla, non alla gazzella, che non si vuole fare prendere. Non ho capito. Dovete chiedere consigli a uno che rimorchia di brutto, non a una ragazza, perché la ragazza vuole... Scusate, la ragazza vuole che si faccia... Tu saresti quello che rimorchia di brutto? Andate a vedere il prossimo video di Ciccio Gamer che unboxa i Pokémon.